Yuko, guarda! Che cos'è, Yuko? Sta per esplodere! Ti vuole fare una coccolina! Aiuto! Si è spaventato! Facciamola esplodere! Ciao a tutti, lupetti e lupette! Benvenuti in questo nuovo video! E dato che siamo ad Halloween, abbiamo avuto la brillante idea di provare a far esplodere una zucca! Ma prima di passare all'esperimento, vi portiamo con noi nel giorno in cui Yuko ha scelto la zucca nella città paurosissima di Halloween! Perché faceva anche abbastanza paura. Sì, ma prima vero. Lasciate un bel like ed iscrivetevi al nostro canale, così non vi perderete nessuno dei nostri video! Allora Yuko, vuoi che prendiamo la zucca al mercato oppure al campo pauroso delle zucche? Scegli! Al campo pauroso! Aiuto! Paura! In che senso è pauroso? Allora no, ho cambiato idea. E soprattutto, ci andiamo vestiti come tutti i giorni oppure travestiti da mostri? Ma io, ma perché? Ehi, ma perché i miei padroncini ce l'hanno con me? Ho fatto la scelta sbagliata, di nuovo? Sei proprio sicuro? Va bene, andiamo a truccarci. Sono proprio curiosa di vedere come starete da mostri. Guardate in quali condizioni noi usciremo di casa. Non mi vergogno andare a giro così, però. Faccio paura. Cioè, da apprezzare che Giuse si sta truccando da solo. Cioè, avete mai visto un ragazzo truccarsi così bene? Così sono attivo. Ecco. Sono bravo. È bellissima questa cosa. Oddio, guardate in mano. Che mano mi sono zozzata. Perché te no io sì? In realtà oggi non è il 31 di ottobre, perché ovviamente per far uscire il video il 31 bisogna registrarlo qualche giorno prima per poi montarlo eccetera eccetera. Quindi noi usciremo così in queste condizioni in un giorno che non è neanche Halloween. Ci arresteranno ragazzi. Non ci vedremo mai più, è stato bello, vi abbiamo voluto bene. Aiuto, si è spaventato amore, guarda che ho visto. Chi siamo amore? Fermo, siamo noi patato. E poi chi siete? E che cosa ne avete fatto dei miei umani? No, non lo leccare, non lo puoi baciare Yuko, c'ha 3 chili di trucco, fermo. No Yuko, no. Ma si lecca i baffi. Beh sì, non era affatto male. Adesso Giuse salirà sulla scala per andare nella stanza segreta, la nostra mansarda. Cosa? Abbiamo anche un'altra stanza? Dai, perché stai facendo? E io voglio una passata a forma di zucca, mi Yuko. Ma non c'è! Cioè, ci sono tutte tranne quella. Eccola! Questa è per Yuko. È per me? Davvero? No, veloce. Aiuto, raga. Dai, fermo! La passatina per Yukino! Sì, amore! Aspetta, te la metto, aspetta, te la metto! Ma che bello che sei con questa passatina! Ma anche io voglio vedermi! Dov'è lo specchio? Ok, era meglio di no. Siamo pronti con i nostri outfit da zucche? Andiamo! Sei pronto? Sì. No, aspettate. Che cosa? Io dovrei uscire vestito così? Ma scherzate. E adesso ragazzi, vestiremo Yuko. Sei pronto? Sì, vi prego, datemi un vestito un po' più elegante. Oh. Mantello. Wow. Beh, ma così non è un po' troppo elegante? Wow, ma sembra un vampiro così. Ma sei bellissimo Yuko. Sì, lo so, beh, modestamente. Andiamo Yuko, sì. Siamo finalmente pronti ragazzi, stiamo andando al campo di zucche. Sì. E tutti ci stanno guardando malissimo per strada quando anche ci affianchiamo. C'è traffico e quindi ci dobbiamo affiancare a forza. Ma perché tutti gli umani nelle altre macchine mi stanno fissando? Che figuraccia! Mi vendicherò. Ma soprattutto, dov'è che stiamo andando? Qua intorno non c'è niente, ci sono soltanto degli alberi. E quello laggiù che cos'è? Un tunnel? E se ci portasse in un altro mondo? Qualcosa raga mi dice che siamo arrivati, sì! Ma ci pensate che noi abbiamo fatto 1 ora e mezzo di macchina per arrivare fin qua per prendere una zucca, Yuko! Cioè, la zucca più esplosiva che troveremo. Sì, veramente. Perché il nostro piano è proprio quello di scegliere la zucca più grande, più bella che troviamo in questo campo di zucche in cui siamo appena arrivati per cercare di farla esplodere. Non so se funzionerà questa cosa. Sì, speriamo, vabbè, vero Yuko? Speriamo di sì. E Yuko? Poi ce la mangiamo? Mangiarla? Ma certo! Yuko, ce la mangiamo! Cibo! Scusate, ma non facevamo prima tipo ad andarla a prendere, non so, in un mercato? No, Yuko, ci ha fatto venire fin qua, fino al campo di zucche più grande della Toscana. L'ha scelto Yuko. Ovvio, scelgo sempre di andare dal cibo. Abbiamo fatto un cambio di outfit per Yuko. Guardate quanto è carino con questo bavaglietto insanguinato, tema horror. Vero? Sembra molto più spaventoso così, mi piace. La situazione è questa, siamo arrivati in un campo ma non ci sono zucche. Quindi non lo so, le troveremo, non le troveremo? Sì. Chi lo sa? E questo cagnolino che sta correndo verso di noi, chi è?
Hai visto Yuko? E perché ha un mini umano sulla schiena? Un cane cowboy. Un cane cosa? Vabbè, non lo so. Fatto sta che mi sta ringhiando e ho paurissima. Ok, per fortuna il cowboy lo sta portando via, meno male. Qualcosa mi dice che siamo arrivati. Zucche non se ne vede però ancora. Oh no, ma sono là sopra le zucche. Ma c'è l'omino micilene che è arrabbiatissimo, ragazzi. C'è una testa dentro. Come c'è una testa? Oh, guarda, c'è un... Mi sono spaventata, guarda, c'è qualcosa dentro. Oh, ma ci sei anche te. Oh, ciao Matti. Che simpatico. Sei ciao. Veramente simpatico, guarda. Bel sorriso che hai te. E così io e i miei umani abbiamo attraversato il cancello e ci siamo ritrovati in un campo pieno di zucche deliziose. Ce n'erano per ogni gusto. Zucche grandi, zucche piccole, zucche arancioni e perfino zucche verdi. Per non parlare delle zucche arrabbiate. Beh, quelle ci guardavano veramente malissimo. E inoltre c'erano un sacco di mostri che sbucavano da ogni parte e che facevano un sacco di paura. Per non parlare di quella strega col calderone puzzolente. Veramente disgustoso. Ma per fortuna c'erano loro, gli acchiappafantasmi, un gruppo di umani travestiti con le maschere, anzi con le mascherine, che grazie ai loro potentissimi laser hanno cacciato via tutti i mostri. Beh, quasi tutti. Marti, non so come dirtelo, ma... Che cosa? C'è una cosa là dietro. Ma che cos'è? Ehi? Ma per il coraggio di tutto bene? Dentro. Ma poi perché lei sta a guardare? Dai, ma fa paurissimo. Yuko. Non mi piace affatto questa stanza, sembra pericolosa. Dai, se hai coraggio, siediti accanto alla signora. Ma è vera? È vera, sì. Guarda che si muove poi. Ah! Dai! E cosa ci fa un umano nel camino? Oh, Yuko. Ehi, signora, tutto bene? È una mano vera. È una mano vera. Ti vuole fare una coccolina! Aiuto, mana, toglimela di dosso! Ma chi sono tutte queste persone? Erano persone, amore. Io ho paura, ho paura. Sono fantasmi. Ho paura io. Andiamo via. Sono fantasmi, ragazzi. Palesemente è scritto pericoloso sopra, io non mi avvicinerei. Ma ora esplode. Ehi, ma che cos'è questo odore? Stanno facendo un bel barbecue. Che cos'è, Yuko? Sta per esplodere, sta per esplodere. Ci sono gli acchiappa fantasmi, quindi vuol dire che c'è un fantasma. Sì, eccolo, è vero, l'ho appena trovato. Il fantasma è qua dentro il fantasma. Oh. Ma che si nasconde là sotto? Scappiamo, Yuko. Eccolo, è lui. Beh, in fondo non sembra poi così cattivo. Sa perfino ballare e cantare. Dobbiamo scegliere la nostra zucca, è arrivato il momento. Dobbiamo scegliere quella più aerodinamica a esplodere. Sono enormi queste zucche, facciamo esplodere casa. Yuko, adesso è un compito super difficile. Scegliere quale zucca prendere e fare esplodere. Perché invece di farle esplodere non ce la mangiamo? A me sembra un ottimo piano. Vabbè, intanto la scelgo. Ma come faccio? Ci sono troppe zucche. E senti qua quanti odori deliziosi. Scegliela! Scegliela pure! Quale? Questa, Yuko? Sì, voglio questa! Ha scelto la 20! Sì, ha scelto la 20! Che bella! Prendila. Sì! Sì! Perfetta. È la più grossa, sì. Secondo me esploderà. Sì, sembra che esplode questa. Com'è? Buona? Sì, sì. Yuko, la portiamo a casa allora? Che dici? La portiamo a casa? Sì, e ce la mangiamo. Dobbiamo contrattare con lui. Ma con chi? Quello? Salve, vorremmo una zucca. Ma io ho paura avvicinarmi a questo. Ma ci si può affidare? Guarda, c'è una zucchina. Siamo molto affidabile. Prendigli la zucchina. Sì, prendigliela te. Andiamo via, ragazzi, trionfanti con la nostra zucca. Sì. E adesso proveremo a farla esplodere. Ci riusciremo, amore? Ma sì. Non lo so, ci vorranno tipo 1000 elastici, sì, per far esplodere una cosa del almeno genere. La casa nostra e quella dei vicini esploderà. Adesso, raga, partiremo verso casa. Ne abbiamo anche approfittato per fare spesa. Che cosa abbiamo preso, amore? Fai vedere. Per me? Per te, ma sì. Grazie, questo è il vero romanticismo. Ahia, ma ci sono le spine. A me sono bucata. No, veramente. Guarda, ma c'ho le spine sopra il dito. Io ce l'ho davvero. Ma cioè, no, per finta, guarda, sto scherzando. Cioè, Yuko, ma digli qualcosa. Siamo finalmente giunti al momento clou del video, ovvero quello in cui faremo esplodere la zucca, o perlomeno ci proviamo, insomma. Abbiamo 1000 elastici con cui legheremo questa zucchetta e vediamo se 1000 elastici riusciranno a farla esplodere. Voi cosa dite, ragazzi? Non barate, scrivetelo adesso nei commenti se secondo voi questa zucca esploderà oppure no. Iniziamo con il primo elastico. Tira, non è che esplode subito? Oh, vabbè, dai, sì. con uno. Aiuto, esplode! No, non esplode. Amore, ma come li mettiamo questi elastici? Ma dobbiamo mettere tutti nello stesso punto, però. Okay. Così almeno fa. Non capito. Io mi fido del chimico, perché come avessi da dire non ci si può non fidare, insomma. Ragazzi, dato che siamo arrivati a 50 elastici, mi sono abbassata anche gli occhialini che quasi iniziano. Aspetta, sento un rumore. Dai, ho fatto via il colpo. Dai, su, ma dai.
Ragazzi, adesso proveremo a metterne 10 insieme. Aiuto! Ah. Oddio, se non per l'astio. Ora esplode subito. No. Mannaggia. Sto facendo dei rumori stranissimi. Ha scricchiolato tutto. Ogni secondo potrebbe essere quello giusto. È strano che l'elastico. Prendiamo l'incetto, facciamo l'esplodere! Taglio poi! No, vabbè raga, io il cuore mio. Esplodiamo anche noi! Ma l'hanno fatta esplodere veramente! Hai visto, Yuko? È esplosa la zucca! A metà! Forse è meglio scappare. Dove è finita l'altra metà? È finita testa, amore. Come è finita testa? E con questo, ragazzi, il nostro esperimento termina qua. Fateci sapere nei commenti se vi è piaciuto e anche se avete da consigliarci altri esperimenti da provare. Qualcos'altro da far esplodere. No, fai esplodere no! Al prossimo video! Ciao Lupetti!